Siamo a Palazzo dei Congressi di Bellaria, dove si sta svolgendo il seminario di Greg Braden. Qui con noi c'è Alvise Federigo, amministratore della Diapason Booking. Volevamo chiederle, in una società in continuo cambiamento, sensibilizzare la gente attraverso corsi ed eventi verso una maggiore consapevolezza, che valenza ha? Beh, innanzitutto è una missione che aiuta le persone a connettersi fra di loro e permette anche di fare in modo che sempre più persone partecipino a un percorso di crescita personale e quindi non si sentano isolate, perché incontrano tanti loro simili e si riescono a ritrovare in alcuni percorsi che vengono fatti appunto in questi ambiti. E citando anche un po' la tematica del seminario di oggi, andiamo verso una massa critica che una volta raggiunta permetterà di arrivare finalmente al cambiamento. Infatti proprio adesso si sta svolgendo il seminario di Greg Braden e praticamente un nuovo modo di pensare, nuovi paradigmi. Che impressione le ha suscitato questo? Braden, o Braden come vuole giustamente sarebbe da dirsi, è un autore che esprime molto da un punto di vista emozionale, è molto in connessione con il suo cuore e questa cosa si riesce a percepire. Riesce a dare un significato e un'unione all'emisfero destro del cervello con quello sinistro, perché riesce a dare dei basamenti scientifici che al tempo stesso vanno a dare un supporto a concetti che sono sempre stati più spirituali. E quindi riesce ad essere anche così popolare proprio perché trova un pubblico più vasto rispetto a quello che normalmente frequentava i corsi di spiritualità. Il fatto di poterlo ascoltare è un privilegio incredibile, perché suscita emozioni molto forti. Io sono riuscito a commuovermi 2 volte durante questo seminario ed è una cosa che a me capita molto raramente. E quindi poter sentire da lui quelle che sono le sue ricerche, che vanno anche a rivisitare quelli che sono gli antichi leggi, il The Ancient, no? I famosi anziani di una volta, gli antichi, quello che avevano scoperto, il loro modo di vivere, il loro modo di comunicare, è una cosa che può aiutarci oggi, soprattutto ad affrontare un momento così particolare come quello che stiamo vivendo. I prossimi eventi della Diapason Booking? Il prossimo 6 di aprile ci sarà per la prima volta in Europa Vadim Zeeland, l'autore di Transurfing. Dopodiché avremo il 15 e 16 di giugno, ci sarà Alexander Lloyd, il dottor Lloyd, e ci sarà un corso di introduzione alla professione di facilitatore del Healing Code. E mentre invece dopo l'estate abbiamo già previsto un corso con Petra Neumeier, che parlerà appunto di numeri, e insieme a Paul Kircher faremo un bellissimo corso sulle tecniche. Quindi grandi eventi da partecipare, insomma, numerosi. Io me lo auguro, è un piacere avere così tante persone che vengono con noi. Oggi siamo più di 800 persone, quindi siamo estremamente soddisfatti di quello che è stato il, non tanto successo, perché successo ha a che fare magari spesso con questioni più legate al denaro o alla fama o al prestigio, ma più che altro il fatto di avere così tante persone che sono qui in connessione fra di loro è straordinario. Grazie mille. Grazie.